Sono contento perché abbiamo stato un'altra vittoria, anche se Coppa Italia, ma a noi ci interessa anche la Coppa Italia, perché non si può buttare via niente. È una buona partita, l'abbiamo gestita bene, senza problemi. In attesa di ritrovare il campionato, deve ancora scontare una giornata di squalifica, Alessandro Diamanti ritrova gol e sorriso. Sua la rete che permette al Brescia di superare il Cittadella e di andare avanti in Coppa Italia. Il trequartista toscano festeggia un gol importante per sé e per la squadra e poi risponde così alle critiche mosse dal presidente Corioni nel post squalifica. Il presidente sa di aver sbagliato per cosa ha detto, perché le cose si... Mia mamma dice che i panni sporchi si lavano a famiglia. E quella è l'unica cosa che vi posso dire. Contro il Cittadella si è visto un Brescia sperimentale con tante seconde linee e che ha faticato più del previsto. Potevamo chiudere prima la partita o andare a concretizzare un attimino di più, però in questo momento è così e quindi dobbiamo insistere per far sì che vada con un po' più di vada meglio, con un po' più di cinismo, un po' più di concretezza. Unica nota stonata della serata, l'infortunio a Corso Amareco, che è rientrato in campo dopo 2 mesi, è stato sostituito ad inizio ripresa per nuovi problemi al ginocchio. Sicuramente sì, molto preoccupato, perché non è facile rientrare e poi farti male subito. Oltre alle condizioni del difensore, nella dopopartita ha tenuto banco anche il futuro di Iachini. Considero Iachini un ottimo allenatore, è una bravissima persona, con il quale ho un ottimo rapporto, è una grandissima considerazione. Io sono amico di Gianfranco Zola, del quale non sono orgoglioso di questa amicizia, ma mai e poi mai io penso che il Brescia debba sostituire un allenatore come Iachini, quindi non... È un pensiero che non so da dove deriva. Confermo la mia amicizia con Zola, di cui vado particolarmente orgoglioso, insomma, ma posso assicurarvi che lui non ha nessuna intenzione di allenare in questo momento e tantomeno in Italia.